programma è chiaramente un programma che è legato alla tutela e valorizzazione non soltanto della minoranza slovena, ma di tutte le specificità linguistiche e culturali che caratterizzano la nostra regione, oltre a noi naturalmente una grandissima, non dico minoranza perché sono la maggioranza di fatto friulana, è una piccola comunità germanofona che è tutelata ai sensi della legge nazionale, ma anche di una legge specifica regionale approvata la scorsa legislatura, una minoranza che si è ampliata con l'inclusione di Sappada l'adesione di Sappada alla nostra regione. E poi certamente i programmi sono legati a tutti quelli che sono i temi più sentiti dalla gente, quindi servizi migliori, sviluppo economico, perché senza sviluppo economico non c'è sviluppo né culturale né sociale, mantenimento delle tradizioni che sono anche promozione turistica, che sono anche artigianato, che sono anche prodotti enogastronomici. Quindi un territorio che è importante, che è speciale nel nostro caso, della nostra regione, ma che è anche interessante per chi viene a visitarci, per chi ci vive, se viene valorizzato nella propria diversità, altrimenti c'è un frullato di un po' di tutto, quindi una banalizzazione anche del tessuto sociale. Noi combattiamo questo, ecco. E poi sicuramente ci sono tutti i temi legati al funzionamento della pubblica amministrazione, per noi è importantissimo essere presenti nelle istituzioni, dal livello comunale fino al Parlamento, se possibile, perché altrimenti, per quanto ci sia la sensibilità di tanti grandi partiti nazionali, è una sensibilità che sta crescendo, devo ammetterlo, se non c'è un esponente sloveno, viene a mancare un po' quella che è l'attenzione, la sensibilità a temi che non sono forse evitati, ma sono poco conosciuti.